L'agriturismo Villa Rally di Castelnuovo Albomano ha inaugurato domenica 15 maggio 2016 la Fattoria Sociale in collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down di Teramo, l'Associazione Nazionale Pensionati CIA, CIA Agricoltori Italiani e l'Opera Sante De Sanctis. Grazie alla disponibilità del dottor Marco De Sanctis, proprietario della fattoria, verrà data ai ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down di Teramo, affiancati da pensionati agricoltori, la possibilità di cimentarsi nella coltivazione di un orto con piante di uso comune. Si inizierà a piccoli passi, ma con uno sguardo ambizioso ad un futuro più impegnativo. È un progetto che dimostra concretamente l'esistenza di una funzione sociale dell'agricoltura, che è l'antica capacità del mondo agricolo di agire con azioni di inclusione. Ed è proprio questa realtà contadina a presentare caratteristiche che possono diventare, se ben organizzate, una risorsa per le politiche di inclusione socio-lavorativa di tutti i soggetti svantaggiati, e in particolare di quelli con disabilità intellettiva. Infatti la tipicità dell'attività agricola e del contesto in cui essa avviene bensì presta a progetti di inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Questa è una giornata veramente molto importante per i ragazzi affetti da sindrome di Down. È una giornata importante, inaspettata fino a poco tempo fa, perché quando Marco De Sanctis ci ha proposto questo progetto, in realtà ci ha trovati un pochino così spaesati, perché è un'opportunità enorme. L'ambiente agricolo è un ambiente già di per sé che accoglie, ed è quello che veramente si presta, si coniuga con la disabilità intellettiva. Quindi quando De Sanctis ci ha detto che ci avrebbe potuto mettere a disposizione un terreno, dice ne ho tanti, quindi scegliete quello che volete per poter iniziare anche una coltivazione, noi l'abbiamo veramente presa come un'opportunità anche lavorativa, soprattutto per coloro che non frequentano più la scuola, in attesa di quelli che poi continueranno ad arrivare. È un'opportunità grande, perché come dice De Sanctis, che vede il bicchiere non a metà pieno, ma addirittura io dico pieno all'orlo e anche traboccante, a differenza nostra che siamo un pochino più cauti, si potrebbe anche trasformare in qualcosa di più grande, perché dalla coltivazione e poi magari dalla lavorazione dei prodotti coltivati e quindi della conservazione dei prodotti, e quindi chi più ne ha più ne metta, si potrebbe arrivare a qualche cosa di veramente importante. È un'opportunità grande per noi, naturalmente ogni cosa sarà diversificata a seconda anche le capacità dei ragazzi, a seconda la loro predisposizione, magari ci sarà chi pianta e chi raccoglie, chi magari farà altro, però sicuramente potrebbero essere tutti impegnati qui a fare un lavoro. Quanti saranno i ragazzi impegnati in questa attività? Inizieremo, diciamo così, a piccoli passi, perché non vogliamo correre il rischio magari di bruciare il progetto, quindi iniziamo con 5-6 ragazzi, coadiuvati pure dalle persone anziane, perché Marco ci ha, diciamo così, tra virgolette, procurati, che sono l'Associazione Nazionale Anziani della CIA, e poi naturalmente man mano che arriveranno tutti gli altri ragazzi che stanno terminando la scuola, il gruppo naturalmente si ingrandirà e anche le opportunità aumenteranno. Per quale ragione ha pensato di dare questa grande opportunità ai ragazzi Down di Teramo? Sono Marco De Sanctis e nasco da una famiglia, la famiglia De Sanctis, originaria umbra, di cui mio bisnonno è Sante De Sanctis ed è il padre della neuropsichiatria infantile e psichiatria in Italia. Lui fondò nel 1898 un'associazione che è ancora in vita e di cui io faccio il direttore nonché vicepresidente a Roma, che si chiama Opera Sante De Sanctis, e ci occupiamo di ragazzi disabili, soprattutto mentali. Questa associazione a tutt'oggi ha 6 centri su Roma e curiamo, abbiamo in assistenza da noi circa 250-300 ragazzi di tutte le fasce d'età. Per questo motivo io, unendo la mia attività, che è quella di agricoltore e quindi di imprenditore agricolo, al questo mondo della disabilità, ho pensato che conoscendo un po' più il mondo della disabilità, come coniugare le due attività.
essendo poi peraltro anche stato presidente dell'Associazione Turismo Verde, che è l'associazione dell'agrituristica della Confederazione Italiana Agricoltori, e tra le branche dell'agriturismo c'è anche la fattoria sociale, aprire questa fattoria sociale. E mi sono rivolto, conoscendo già l'associazione Persone Down in campo nazionale, soprattutto su Roma, proprio cercandolo sull'elenco telefonico, ho chiamato e ho trovato in Anna Maria Ponziani, presidentessa, una disponibilità, è una persona eccezionale, e quindi abbiamo iniziato a pensare a questo progetto. Dalla mia esperienza in quanto agricoltore mi sono rivolto alla mia associazione di categoria, la Confederazione Italiana Agricoltori, e ho proposto questo progetto unendo l'associazione pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori con l'associazione Persone Down. Questo vuol dire che potremmo riuscire a unire l'attività sociale dell'anziano che faccia da tutor al ragazzo disabile nel inserirsi in questo mondo che è l'agricoltura, che anche se un po' bistrattato o lasciato ai margini, però è la base fondamentale della nostra vita di tutti i giorni, del nostro noi siamo quello che mangiamo. E lo spazio c'era, la location c'era, io ho voluto mettere a disposizione il mio spazio, l'esperienza, e vedere da questo che cosa nasce. Quello di oggi vuole essere un primo incontro tra le due realtà, per poterci parlare, per poterci confrontare, per vedere come, spero a breve, di iniziare con dei piccoli orti questa attività, quindi inserire, vedere come il ragazzo si inserisce nel mondo agricolo, come l'anziano, se riusciamo a portarlo, faccia da tutor e si innamori di questo mondo della disabilità che ti riempie di gioia. E poi piano piano le iniziative possono essere molteplici, possono sfociare in attività anche nel campo dell'allevamento, può sfociare in attività di produzione, di trasformazione del prodotto che viene coltivato, si può aprire strade al prodotto officinale, quindi anche oggi va molto di moda la cosmetica. Insomma, le opportunità ce ne stanno 10.000. Dobbiamo iniziare, partire e vedere come, chiediamo l'aiuto di tutti, perché nessuno è escluso da questo progetto. I ragazzi ce lo chiedono e ci danno una grossa forza. E io spero che anche voi verrete, nel momento che siamo partiti, a vedere quello che realmente si può realizzare. Assessore Pepe, lei ha tenuto molto a venire a questa inaugurazione, anche perché, devo dire, è un'opportunità per dei ragazzi di toccare con mano la terra. Qui ci sono tante proposte ambiziose, si vuol cominciare dalla terra e magari terminare questo grande progetto con allevamenti e molto altro ancora, insomma un vero esempio di agricoltura. Agricoltura sociale. Voglio fare i complimenti sia alla famiglia Cerulirelli e soprattutto alla CIA, che ha sostenuto questo progetto di agricoltura sociale qui in provincia di Teramo, in maniera particolare a Castelnuovo. Noi, attraverso la programmazione comunitaria, spingeremo forte su questo settore attraverso una misura specifica che sosterrà l'agricoltura sociale, servizi sociali attraverso l'impresa agricola. Tutto parte dall'agricoltura, dall'impresa agricola, che si sviluppa attraverso una strategia multifunzionale che può dare servizi importanti a tutta la società e soprattutto alla disabilità esistente sul nostro territorio. Una risorsa vera e propria per il mondo dell'agricoltura, quella dei diversamente abili, che possono dare molto e migliorare anche la loro condizione psichica. Assolutamente sì, le loro condizioni qui possono assolutamente migliorare, danno un servizio alla società e le imprese agricole possono sviluppare in maniera funzionale le loro attività. Il programma di sviluppo rurale prevede sostanziali investimenti su questo settore. In questi primi mesi abbiamo pubblicato i primi 6 bandi della programmazione
programmazione comunitaria, l'ultimo la programmazione sui giovani, 21 milioni di euro riservati ai primi insediamenti in agricoltura. La CIA sostiene molto volentieri questo progetto, anzi direi con grande entusiasmo. Sì, a parte che Marco, un nostro carissimo amico, nonché associato, è stato anche nostro presidente di Turismo Verde, quando ci ha detto che voleva mettere in campo questa iniziativa, per noi è stato, come dire, le belle parole coinvolgono, i begli esempi sono da sprone e quindi molto ben volentieri ci siamo lasciati coinvolgere. Adesso, al di là del momento iniziale in cui ovviamente ci sono mille difficoltà, la sfida sarà quella di coinvolgere il mondo dei pensionati a darci una mano per riuscire a far andare avanti questa bella iniziativa. E quindi anche, chissà, un domani una risorsa per la Confederazione Italiana Agricoltori stessa? Diciamo una risorsa per il mondo sociale intero, perché dopo noi della Confederazione come agricoltori in realtà ci rispecchiamo anche in una società in cui viviamo, quindi è anche ovvio che c'è il doppio piacere.